Ciao amici, allora in questo video andiamo a fare una prova con l'aspirazione originale. Allora, in passato avevo fatto una modifica per cui prendevo aria direttamente da questa zona qua e vi faccio vedere. In questa inquadratura vediamo che abbiamo la scatola filtro, poi abbiamo una tubazione che io ho anche coibentato isolato dal calore, di una dimensione abbastanza importante, si parla di 75 mm contro l'imbocco di circa 60-62 mm, ma essendo in aspirazione quindi tira e quindi non mi sono preoccupato dello scalino. Tutto sommato, qualcosa ho impressione che non vada, nel senso che l'aria la va a prendere, come si vede, vediamo se riesco anche a mettervi la luce. No, non si riesce a vedere, però si dovrebbe riuscire. Ecco qua, l'aria la va a prendere in questa zona qua, dove si va a vedere il foro qui, dove arriva aria fresca. Quindi, facendo un'operazione di questo genere, ho migliorato nettamente la resa ai bassi regimi e ai medi regimi. Ma una volta superati i 150-160 all'ora, benché ci si vada veramente poco, ho l'impressione che l'auto sia troppo grassa perché non aspiri bene da questa zona qua, mentre nei bassi regimi e alle basse velocità va molto bene. Qual è lo scopo della mia prova? Allora, questo è l'imbocco originale. Manca tutta una serie di scatolame che andrò poi a chiudere in modo tale da avere un condotto che dal davanti passi e vada direttamente alla scatola filtro. Perché voglio riprovare questo? Allora, so già benissimo che ai bassi regimi e alle basse velocità avrò un peggioramento della resa, ma alle alte velocità la macchina fa questo percorso con l'aria. L'aria entra da questa parte qui, quindi nel pieno frontale della macchina e rimbalza su questa piccola apertura. La piccola apertura fa sì che l'aria entri, rimbalzi sul cofano e vada a entrare in questo foro. E questo foro praticamente porta l'aria direttamente al nostro filtro. Probabilmente alle alte velocità questo tipo di filtro è migliorativo rispetto alla mia modifica. Lo scopo è verificare con il lettore stechiometrico se ho un peggioramento o un miglioramento o praticamente un nessun tipo di cambiamento sulla carburazione della mia auto. Nel caso in cui vedessi che aumentando la velocità o andando su di regimi superati 100 km/h ho un miglioramento della carburazione, il prossimo step sarà quello di creare una presa d'aria migliore di questa, magari anche in carbonio. Vediamo come possiamo andare avanti. Passiamo quindi al montaggio del filtro originale. Andiamo a fare questo test. Abbiamo messo il nostro lettore stechiometrico e andremo a vedere in un'accelerata cosa accade alla nostra carburazione. Questo è molto temporaneo, però collegato con la nostra sonda lambda. Come vedete va su e giù, ovviamente a seconda della carburazione. Questo è tipico della lambda 0,1 volt. Allora andiamo a fare questa prova. La faremo di terza marcia. Ok, non abbiamo nessuno, il limite su questa strada è 90 km/h, quindi ci possiamo permettere di accelerare. Velocità, mettiamo di nuovo la terza. Si sì,
dare un colpo di accelerazione. Comunque la macchina rimane molto grassa. Sono di quarta, ecco, adesso sono di seconda. Proviamo. Saranno due: o aumentare la bocca di aspirazione modificando la presa d'aria, oppure cercare di ridurre la quantità di benzina. In ogni caso, in questo momento, andando a fil di gas 90 km orari, il lettore stechiometrico dice che la centralina sta facendo il suo dovere, quindi sta oscillando tra appunto i 15 e i 13 o i 16 e i 13, in modo da cercare di stare nel 14,5-14,7, che è il rapporto stechiometrico corretto. Ora ho lasciato il gas, giusto a una quantità a magro, ma in questo momento gli iniettori sono chiusi. Se io vado a dare un pelo di gas in più, sto accelerando a velocità non da 50 km orari, tende comunque a lavorare meglio come sempre. Quindi si presuppone che con la presa d'aria originale a velocità costanti possa consumare qualcosa meno. Terrò la presa d'aria per circa una settimana o due, in modo da capire se effettivamente i consumi possono cambiare rispetto alla presa d'aria che avevo costruito io. Accelerando noto che ai bassi regimi è meno pronta, e questo è normale perché abbiamo una presa d'aria che ha un passaggio di aria più strozzato rispetto a quello che avevo io. Quindi dando gas noto che è un po' più pastosa rispetto a prima. Ok amici, siamo rientrati alla base. Ok, che dirvi? La macchina continua a essere con la carburazione grassa. Ho già adottato alcune strategie per cui devo andare avanti sulla ricerca della strada giusta per ridurre la quantità di benzina. Abbiamo visto che con la presa d'aria originale va meglio andando a velocità di crociera ad alte velocità, quindi dagli 80 km in su. Andando a 90 km orari lo stechiometrico era quasi corretto, probabilmente per la velocità dell'aria e la pressione che esercita su tutto il comparto di aspirazione, mentre ai bassi regimi la presa d'aria che avevo costruito io, le basse velocità, risulta migliore, più reattiva alla macchina, in questo caso con il filtro originale, con la scatola filtro originale, il condotto originale, l'auto la sento un po' più pastosa. Vediamo quello che succede. Nel frattempo mi metterò all'opera per provare a costruire una presa d'aria simile a quella originale, ma un pochino più larga. Ho notato, se avete visto anche dalle immagini precedenti, un leggero disassamento della bocca dell'aria rispetto a quella che è l'uscita dalla parte, l'uscita sulla lamiera, praticamente il foro dove l'aria passa per arrivare poi alla zona di aspirazione. Quindi cercherò di costruire una presa d'aria che sia più larga, in modo da prendere più flusso, e cercherò di trovare anche il verso di alzarla e quindi avere una bocca non stretta e lunga, ma anche più larga oltre che lunga. Per ora è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.